Voglio salutare il nostro amico Luca Franchini. Ti vedo perplesso. Buon pomeriggio. Luca, no, io mi faccio delle Luca? Sane grasse risate su tutte cosa? Queste. Su ma cosa? No, sul conclave, su... Ma non ti permette. Ma dai, ma sì, ma voglio no. dire, ma perché devono rinviare Roma a Parma? No, io cioè, più ma... che altro un'altra domanda, l'avrei fatta volentieri al presidente del Consiglio. Falla a Franchini allora. La faccio a Franchini. Ma perché la maratona si può disputare alle 15, cioè il pomeriggio e Roma Parma no alle 20:45? Che ne so io, cioè, perché mi no, però t'avevo chiamato apposta per darmi una. No, ma veramente, cioè, ma poi soprattutto perché stasera il wrestling, il Raw deve cominciare alle 18:15 anziché serie. Alle 19 per Barcellona Milan. Potevamo posticipare Barcellona Milan? Perché no? Non l'avete chiesto? Ci hanno pensato, però cioè, ormai veramente. Avevano organizzato i viaggi. Ecco qua, beh, il insomma, Camp Nou. Luca, bisogna aiutare gli spettacoli minori, quindi Barcellona Milan merita la prima serata perché sennò di fronte al wrestling non lo guarderebbe nessuno. Esattamente, no, ma anche perché sennò potevamo mandare l'Undertaker, Kane, ecco, e qualcuno a chiedere il rinvio a Platini magari. Sì, esatto. Già, vabbè. Come lo vedi un dialogo tra Platini e l'Undertaker? Ma io sto dalla parte dell'Undertaker. Beh, io anche. Platini, insomma, diciamo che vuol fare il padre padrone, no? Ecco. Vedrei bene come è una parola buona per tutti, però. Lo vedrei bene come general manager a Raw, a SmackDown, ha preso chi, a calci Platini? Nel sedere. Platini. No, bene. Poverino. Dai. Senti, sì, però dai. Parliamo invece di una cosa importante che succederà oggi, vero? Sì, diciamo che la puntata di Raw, che lo ribadisco, visto che comunque di questi tempi ribadire le cose giova, no? Quindi ci stai dicendo che noi ribadiamo che noi Barcellona ribadiamo. Milan c'è alle 20:45, la Formula 1 che parte venerdì, allora ricordiamo che sì. Cioè, ci stai dicendo che ripetiamo troppo spesso queste cose. Dai, è un attacco frontale. No, sto dicendo che a volte fosse un attacco a me che non ripetita Juventus. Ascoltate, a volte ripetere le cose fa bene, certo. Giusto? Quindi io ribadisco adesso che ore sono? Sono le 5, quasi le 6. Alle 6:15 inizia subito. Su che canale? Su Sky Sport 3, perché su Sky Sport 2 c'è il tennis, quindi migriamo, ci spostiamo, cioè anche il tennis, cioè non solo la dovete fare prima, ma vi spostano anche canale. Ma mi stai perdendo potere aziendalmente, Franchini? Siamo oramai l'ultima ruota del carro. Cosa sta succedendo? Ma io mi ribellerei. Guarda qua la grafica. Però possiamo parlare di una cosa seria? No, è da un'ora che te lo sto dicendo. Serissimi. Sky Sport 3, 18:15 con Raw. Cioè, ma di solito quando arriva la grafica è perché me ne devo andare. No, stai qua, non ti manda ti via nessuno. Non ho ancora parlato. Esatto. Da qua nessuno ti manda via, Luca. Guarda che sei incredibile. Vuoi essere serio? Stiamo parlando di una cosa seria. Non mi fa ridere. Cioè, chiedere a me di essere serio? No. Come chiedere a Rocco Siffredi di entrare anche lui nel conclave. Non escluderlo, Non escluderlo. No, dici invece che stasera è una roba seria. Stasera c'è il Minister of Darkness. Tu sai chi è il Minister of Darkness del wrestling? Dovresti saperlo. Io so che tu lo sai. Io lo so, però ecco, se lo dico, dicono che si erano preparati. Allora fingerò di non saperlo. Stiamo parlando dell'Undertaker che è recentemente tornato la scorsa settimana. Al tuo posto c'era Davide Camiccioli e pensa a te. È stato in grado addirittura di arrivare al fatto che ci fosse Undertaker. Parentesi seria, l'uomo inquadrato in questo momento, sì, davanti all'Undertaker, qui di fianco sono immagini di repertorio, si tratta del suo manager storico, William Moody, in arte Paul Bearer, che ha accompagnato l'Undertaker dal 1991 fino a qualche anno fa. È scomparso, se non ricordo male, giovedì scorso, stroncato da una malattia, e stasera la puntata ruoterà un po' intorno a lui, ci saranno parecchi ritorni, ci saranno parecchi ricordi, scusate, ci saranno parecchie superstar che esprimeranno il loro ricordo e vivremo dei momenti davvero, insomma, da lacrima, in quanto se c'è un manager con la M maiuscola, se ci può essere un manager solo nella storia della WWE, questo è sicuramente Paul Bearer, che ha avuto appunto la fortuna di essere accostato all'Undertaker, che è sicuramente il personaggio più longevo della WWE, visto che è debuttato nel 1990 e oggi siamo nel 2013, quindi 23 anni dopo è uno dei pochi, pochissimi che resiste, visto che lui combatteva con Hulk Hogan. Sì, quindi sì. Voglio dire, ha fatto la storia del wrestling. La puntata sarà come sottotitolo, come tag, proprio il tributo a Paul Bearer, e io ho appena finito di commentarla, devo dire che ci saranno parecchie... Sarà emozionante? Sì, emozionante, parecchie implicazioni, ci saranno... Diciamo che è come se Paul Bearer per un'ultima volta partecipasse
realmente al programma. Lui che ha sempre comunque esorcizzato anche la morte con questa figura particolare. Sì, fra l'altro lui nella storia... anche specie, no? Parlarne lui... ma assolutamente, ma tu pensa che lui nella storia è un impresario di pompe funebri. Pure. Fra l'altro padre del fratellastro dell'Undertaker, Kane. Quindi ci saranno storie alla Beautiful che verranno... incrociate, che sono quelle che io adoro. Assolutamente. Qua intanto l'urna proprio che ha diciamo rappresentato per anni il potere detenuto da Paul Bearer e trasmesso all'Undertaker. Per quanto riguarda invece, ecco, bravo, cose... perché mi hai realmente buttato giù. Eravamo partiti con grazie risate, adesso siamo tornati. Vabbè, parliamo di botte da Orbi. Parliamo di botte da Orbi, allora non possiamo che parlare di quest'uomo, Triple H, il re dei re, che la scorsa settimana ha lanciato una vera e propria sfida a Brock Lesnar. Brock Lesnar, che non so se mi permettete il termine, ma tanto io posso fare, al limite se la prendo con me, sì. Nel mondo del wrestling è chiamato lo spaccaculi. Cioè, ecco, veramente. No! Ascolta, nel wrestling non stiamo a parlare certo. di MasterChef. Immagino non nell'uncinetto sia stato parlato. Ascolta, però stiamo parlando di legnate. E sì. Allora, questo Brock Lesnar è stato, in poche parole, solleticato da Triple H. Mai solleticare uno con questo paranome. Ad entrare in una sfida, WrestleMania. Vedremo stasera se Brock Lesnar risponderà positivamente. Io sono sicuro che così sarà, perché insomma lui è uno che non si tira indietro. Stasera, ad ogni modo, Brock Lesnar ha promesso, insieme al suo manager Paul Heyman, di rispondere alla provocazione di Triple H se accetterà questa sfida per WrestleMania. Perfetto. Io 18:15, lo ribadiamo? È un ordine. È un ordine, Luca. Parte anche la grafica. Oddio, mi sta cadendo tutto. Sky Sport 3? Quanto dura? Tre. Mi piace questo tuo... Si dice 3, si dice Sky Sport 3. No, qui siamo a Milano e si dice Sky Sport 3. Sì, è a Roma. A Roma dite Sky Sport 3. 3. 3. No, come tutti gli come italiani, bello, diciamo, no. E noi diciamo a Milano Sky Sport 3. No, urlando anche. 3. Urlando. Anche urlando. 3. Urlando. Anche urlando. 3. Anche urlando. È un ordine. Anche perché come fanno quando il wrestling c'è il conteggio? 3. 1, 2, 3. Ecco, con questa forza, tra l'altro, ti ringrazio. Quando finisce Raw, finisce 5 minuti prima che inizia Milan Barcellona. Se mica qua a curare le biciclette noi. Io dico veramente che abbiamo anticipato a curare le biciclette. Noi si dice a pettinare le bambole. Vabbè, curare ecco, le non biciclette. Basta non dire smacchiare i giaguari, no, perché non va di moda. Bene, a lucidare, a lucidare i gusci e le tartarughe. Io asciugare gli scogli, ogni no? Assolutamente. Che viene Franchini, devo rifare è un grande tutto. Momento quando viene Franchini. Oh, io vedo Ivan Ljubicic un po' perplesso dietro le tra poco grande momento di tennis. Guarda, cioè, quindi passiamo. Allora, no, volevo capire da te prima. Allora, Ljubo, prima ci ha detto Franchini che gli avete spostato il canale perché siete volete discuterne voi virilmente dietro le telecamere. Oh, io ma lui non mi ha fatto niente. Ah, Ljubo, cosa c'entra lui? Va bene, dai. No, grazie. Luca. Poi io sono un pacifista. Molto, sì, va bene. Ciao, no, Luca. No, ma secondo me lo è. Ma veramente? Secondo me lo è. Luca, lui parla di botte, ma secondo me va bene. Basta che non mi sfrisino la macchina. Allora anche un altro termine molto lombardo. Va bene, grazie Luca. Grazie a voi, grazie della pazienza e della sopportazione. Adesso me ne vado. Non è vero, è sempre un piacere. E fino a martedì non torno più. No, questo è gravissimo. Venerdì portiamo un lottatore qua a Sky Sport 24. A che ora? Alle 16, Santino Marella. Santino, l'orgoglio italiano, il ragazzo calabrese. Perfetto. Santino Marella. Che dice anche lui tre. Tre, no, lui non lo so. Ci fermiamo? Santino Marella. Beh, sì, ne discutiamo poi durante la pubblicità. Fate i bravi, Liberi di. Ricordatevi, Milan Barcellona. Ciao. 20:45. Formula 1 venerdì. Ragazzi, salutiamo. Ero 18:15. Va bene. Torniamo tra poco. Ciao Luca. Ciao. Certo, però per